Dunque, io mi chiamo Enrico Valtini, sono nato nel 39 e quindi quando c'è stata Piazza Fontana avevo 30 anni praticamente. Ho fatto nella vita l'insegnante universitario, docente universitario di tecnologie alimentari, quindi un argomento completamente fuori. Beh, io sono diventato anarchico in gran parte proprio per le vicende di prima Piazza Fontana, cioè dei giovani anarchici accusati dei botti, delle bombe sul 25, del 25 aprile della stazione, e poi c'è stata Piazza Fontana. Tutto questo mi ha tirato molto dentro, più di altre cose, diciamo, più che la teoria o altro. Come mi sono avvicinato per motivi mi sono avvicinato, io mi sono avvicinato a un circolo Wilhelm Reich che aveva sede al circolo Sacco e Vanzetti, che era il circolo anarchico di Milano prima ancora del Ponte della Ghisolfa. Quindi è attraverso Reich che poi sono arrivato all'anarchia, diciamo. Cesare Vurco è quello che compare in quella famosissima foto di Pinelli con dietro il cartello, lo striscione Anarchia, al suo fianco. In certe foto è tagliato, quando c'è la foto intera c'è Cesare Vurco. Cesare Vurco è una persona dolcissima, credo che sia l'anarchico meno violento che non è conosciuto, anche se moltissimi non sono violenti, anzi. Una persona molto dolce, allora faceva lo straccivendolo, era molto amico di Pinelli, erano le due colonne, diciamo, del circolo, lavorava molto, una persona molto, molto presente, non era un intellettuale, ma era umanamente una persona di grandissimo calore, lo è ancora. Lei ancora. Sì, la morte di Pinelli è avvenuta 3 giorni dopo la strage di Piazza Fontana, quindi il momento era già estremamente teso. Quando è successo, dunque, è successo che a me ha telefonato Amedeo, un altro compagno, il più, diciamo, il più rappresentativo del Ponte della Ghisolfa, verso la mezzanotte o più tardi forse, e dicendo Pinelli è morto, dicono che si è buttato, certamente non si è buttato, ci troviamo tutti domani davanti alla questura, domani mattina davanti alla questura. Io alla mattina vado davanti alla questura e c'era un solo compagno che era Luciano Lanza, tutti gli altri erano stati arrestati. La pressione la puoi immaginare. Alla sera abbiamo fatto la conferenza stampa. Nella conferenza stampa abbiamo detto Valpreda è innocente, abbiamo detto Pinelli è stato assassinato e abbiamo detto anche una cosa che queste due potevano, non erano difficili da dire ovviamente, purtroppo. La terza cosa che abbiamo detto è la strage è di Stato. E c'erano molti giornalisti presenti e abbiamo ribadito la strage è di Stato e non dite che è una strage fascista, perché non è la stessa cosa, che poi l'abbiano fatto i fascisti è secondaria, ma questa strage è di Stato. E in effetti così si chiamò poi il libro, il primo libro, La strage di Stato. E devo dire che tra tutti i compagni che c'erano allora nessuno è andato via. Cioè, quelli che c'erano sono rimasti tutti, non c'è stata la paura, il disperdimento, è una cosa che ha rafforzato in un certo senso il gruppo. Hai un ricordo dei funerali di Sì. Pinelli? Il clima è quello che si evince dalle foto, perché il silenzio era assoluto fino a quando c'è stato un canto di Lugano Bella. E quindi l'impressione era proprio quella della foto, cioè
giornata fredda, un silenzio tremendo. C'era una tensione molto difficile da descrivere, insomma. E poi c'è stato questo canto di Lugano, che naturalmente è stato. Il libro è stato scritto perché siamo venuti in possesso di una serie di documenti che non erano noti prima. Il libro non sta a noi dare giudizi, naturalmente, tutti quelli a cui che lo hanno letto l'hanno giudicato interessante. Io lascio completamente perdere la parte letteraria, cioè che sia bello, brutto, scritto, non scritto, non tocca a me dare questi giudizi, né a noi. Però sul lato documentale e di importanza rispetto alla vicenda, tutti lo hanno considerato un contributo importante, compresi i frequentatori del Palazzo di Giustizia. Poi, perché non abbia avuto un riscontro sulla stampa, questo l'impressione che ho io è molto banale, che non l'ha avuto perché la stampa e tutti i circuiti mediatici sono di fatto dei club di cui o uno fa parte o uno non fa parte. Siccome noi non facciamo parte del giro, possiamo scrivere qualsiasi cosa, ma non vale. Io credo che la spiegazione sia semplicemente questa. Non credo che ci siano sotto trame e forse qualche censura c'è stata, ma insomma. E poi un'altra ragione è che il libro non è troppo di parte, per quanto l'abbiamo scritto noi, cerca di essere molto obiettivo, quindi non è né scandalistico, né butta lì versioni non verificabili. Quando ci sono delle versioni non comprovabili, c'è scritto chiaramente che è un'ipotesi, ma che ha bisogno di conferme. Però le ipotesi che ci sono, per quanto aventi bisogno di conferme, meriterebbero di averle queste conferme, perché si parla di altre persone presenti in questura. C'è un'implicita, abbastanza esplicita critica ad Ambrosio, che per certi versi è un intoccabile, però di fatto, a parte il malore attivo, di fatto non sembra che si sia impegnato a fondo per capire chi c'era e chi non c'era in quella questura. A me sembra abbastanza difficile che non sapesse di tutti gli uomini degli uffici affari riservati.